Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi video prodotti finiti beauty per quanto riguarda appunto la cura e la bellezza del nostro corpo. Parto subito, li ho suddivisi un pochino per categoria e parto dai bagno doccia. Allora, ho terminato questo Skin Therapy al profumo di peonia, 500 ml di prodotto, avevo acquistato da Lilla Pois, in offerta mi è costato intorno alle 3 euro, era un bagnoschiuma in gel, un gel rosa, buono, nella media, diciamo niente di che, non seccava tantissimo la pelle, però non era proprio un profumo delicatissimo. Comunque questa marca Skin Therapy si trova appunto da Lilla Pois. Poi ho terminato questo ragazze che adoro, ha una profumazione che mi piace tantissimo, ma tanto tanto, infatti l'ho aperto e utilizzato in frettissima. L'unica cosa che adesso magari facendo 2 docce al giorno, questo qui lo utilizzo solo per una doccia, perché mi secca un pochino la pelle, questo qui della Breeze. Quindi diciamo lo uso massimo una volta al giorno, però è un profumo che alla fine del mondo mi piace veramente tanto, ve lo straconsiglio. Poi ho terminato questo di Triderm di Bionike, questi si trovano in farmacia, questo è il sapone di Marsiglia che serve appunto anche per farsi la doccia, va bene anche come igiene intima, molto buono, è il classico profumo di Marsiglia, fa una buona schiuma. Lo uso questo, ecco, alternandolo con ad esempio il bagno doccia della Breeze quando faccio magari un paio di docce al giorno, perché questo è proprio per le pelli intolleranti e sensibili. Poi ne ho terminati 2 di Bottega Verde che però ragazze li ho messe in un sapone mani, ho ricaricato un sapone mani perché sono iris bianco e petali di vaniglia. Allora, il profumo, ecco, è buono, ma è un profumo per me prettamente invernale. In questo periodo non amo più queste profumazioni, amo molto di più i floreali o gli agrumati. Quindi, siccome ne avevo pochi di entrambi, li ho messi appunto in un sapone mani, mischiandoli tra l'altro, perché secondo me si assomigliano leggermente. Il prodotto è buono, i bagnoschiuma di Bottega Verde sono buoni, piuttosto delicati, non seccano la pelle, però ecco, solo per una questione di profumazione li ho messi come lavamani. Poi invece i miei ometti di casa hanno finito questo Victory di Avon, gli è piaciuto ma niente di che, e questo shampoo doccia blu spezie di Bottega Verde che invece gli è piaciuto un pochino di più, lo trovavano più delicato. Quindi magari questo lo ricomprerò di Bottega Verde, questo di Avon no, magari ne comprerò anche un altro di Avon, ogni tanto quando sono in offerta io glieli prendo per cambiare un po'. Ho terminato poi questi sali del Mar Morto, sempre di Bottega Verde. Questi qua sono sali integrali appunto da mettere nella vasca da bagno. Ho fatto dei bagni, sono stata un po' a mollo. A me piacciono molto, hanno proprio il profumo di mare, di Mar Morto, ma buono, sembrano un po' profumati. A me piacciono veramente tanto. Gli effetti sulla pelle. Io sinceramente non noto niente, noto che sto un po' in relax nella vasca, la cosa mi piace, punto. Poi ho finito dei sapone mani, questo qua gigante di Avon Sensis, questo era quello rosa da 720 ml, ho sentito molti pareri positivi. Allora, come prodotto non seccava le mani, io l'ho tenuto in cucina dove lavo le mani spessissimo, però come profumazione a me non ha fatto impazzire, cioè molto delicato, un po' floreale. Non lo so, non mi ha fatto impazzire, ragazze. Mi sembra che ne ho un altro tra le varie scorte che ho in giro, però poi non lo acquisterò più. Buona la texture, eccetera, però la profumazione un po' da sciura la ritengo io. Ho finito anche questo di sapone mani idratante latte di mandorla della spuma di champagne. Però anche questo non mi è piaciuto, 250 ml di prodotto, di questi tra l'altro io ne ho presi 4, di 4 profumazioni diverse perché erano in offerta, ecco però questo qui troppo cremoso, troppo
troppo delicato, non lo so, non mi è piaciuto. Come lavamani, l'avrei preferito come bagnoschiuma, un prodotto così. Come lavamani vorrei qualcosa che lava un po' meglio, leggermente più aggressivo, ecco, per dirvi una cavolata. Comunque, niente, non lo riprenderò perché appunto per la funzione che ha non mi piace molto. Come igiene intima invece ho finito questo della marca Iper lenitivo alla camomilla. Buono, niente di speciale, non mi ha dato fastidio, non ha irritato, 300 ml di prodotto, può essere che lo riprenderei se è in offerta. Poi ne ho finiti due di chili, questo qui extra emolliente, questo di chili è la versione che mi piace meno, vi devo dire la verità, come prodotto, però parliamo sempre di profumazione. Come prodotto mi piace molto a me la chili come detergente intimo. Tra le profumazioni che ho preso, questa è quella che mi piace meno. È speciale antisecchezza. Anche qua io ho queste cose, queste differenze. Non le noto, sia lenitivo, antisecchezza, non le noto molto. Noto differenza solo con quello rinfrescante perché sento veramente la sensazione di fresco quando lo utilizzo. Però questo anche lui è un buon prodotto. Io quando sono in offerta i chili li compro. Poi come shampoo ho finito questo di Sunsilk. Questo qua, ricostruzione intensiva, un buon shampoo, vi devo dire la verità, una buona profumazione, molto ricco. È uno shampoo però che io usavo, io quando mi lavo i capelli faccio due shampoo e lo utilizzavo, uno questo e uno un pochino più sgrassantino, perché questo è molto molto ricco. Se utilizzavo solo questo, il giorno dopo già i capelli erano molto piatti. E mi sembravano sporchi. Io però ho la cute un po' grassa, quindi se avete i capelli secchi è veramente un ottimo prodotto perché lasciava il capello molto morbido, bello. Però ecco, si sporcano subito, almeno per me si sporcavano subito. Poi ho finito, finiamo lo shampoo, questo piccolino della Wella che mi ha regalato mia cognata da 30 ml, molto buono questo, lascia i capelli morbidi. C'è scritto che esalta la lucentezza, è vero, un ottimo prodotto, credo che si compri dai parrucchieri o comunque in internet. Molto buono, può essere che quando ho finito le varie scorte che ho lo ricompro. Come maschera invece ho finito questa di Elvive di L'Oréal che l'avevo da non so quanto tempo, la Crystal Gloss. C'è scritto brillantezza cristallo, leggerezza soffio. Ecco, sì, devo dire che come brillantezza sì, però non mi nutriva a sufficienza i capelli, me li lasciava un po' secchini, quindi sicuramente non lo prenderò. Infatti, leggerezza forse proprio perché non andava tanto a nutrire i capelli, però ecco, li vedevo un po' secchi, quindi non lo ricomprerei. Ho terminato poi questa piccolina di Nutrice di Garnier che si trovano quando si comprano le tinte colorate, un buon prodotto, io le finisco sempre, nel senso che mi bastano più di una volta, avendo i capelli un po' corti, li lascio molto morbidi e quindi è un prodotto che mi piace. Poi ho finito questa di Naturals, questa è quella con il miele e jojoba. Sì, anche questa è una maschera senza infamia, senza lode, nel senso niente di eccezionale, non è la maschera che vado a ricercare per ricomprarla, però il suo lavoro l'ha fatto, insomma, mi lasciava i capelli morbidi, abbastanza idratati, non è una maschera super idratante, super ristrutturante, però ecco, può essere che quando faccio ordini da Avon e questa è in offerta, la ricompro. I miei ometti invece hanno finito questo qua, Leather Shoulder Man anticaduta, a loro piace tanto, lo usa anche mio figlio che ha 12 anni per dirvi, però gli piace proprio come tipologia di shampoo. Adesso ne ho preso uno sempre Head & Shoulder più adatto a lui. Sinceramente, ragazzi, credo che lo compra perché vede che fa la pubblicità buffone, a lui buffone è simpatico e quindi credo sia dovuto a quello perché mi dice voglio lo shampoo di Buffon, voglio lo shampoo di Buffon. Quindi penso sia per quello. Però ecco sì, mio marito mi dice sì, ricompramelo, cambiamo ogni tanto versioni e gli piace.
Poi, deodoranti, ho finito questi due che adoro entrambi, questo è di Omia e questo è della Breeze, questo è del tè bianco, la profumazione come il bagno doccia che è buonissimo, e questo invece Omia è un deodorante bio. Allora, devo dire che tra i due Breeze mi tiene un attimino di più, soprattutto per quanto riguarda la freschezza, cioè rimango fresca fino a sera. Questo qua un pochino meno, forse essendo un prodotto biologico è un po' meno aggressivo, ha qualcosa in meno di... Però ottimi entrambi, li ho già ricomprati entrambi, vi dico la verità, perché mi piace un pochino cambiare la profumazione, quindi li uso un po' alternati. Poi ho finito il colluttorio Listerine, questo qua Advanced White, 500 ml, è il mio colluttorio preferito, che quando lo metti ti brucia tutta la bocca, mi sembra che pulisce benissimo. Ho finito questo solvente per unghie che non ricomprerò mai più. Questo qua, Parisienne alla pappa reale senza acetone, cioè ci voleva 5 minuti per unghia e praticamente l'ho usato tipo due volte per togliere lo smalto, due volte perché questi qui delicati, almeno questo qui, no, non lo comprerò mai più. Non so perché l'ho comprato, ogni tanto compro le cose un po' così, mai più. Poi ho finito questo qua di La Roche-Posay, una crema gel nettoyante. Non mi è piaciuto neanche questo, l'ho preso quando avevo la pelle particolarmente sensibile 26 anni fa, no scherzo, però ce l'ho da un bel po' di tempo, niente, l'ho finito, ma non lo ricomprerei. Sono quelli un po' gelosi, gommosi, no. Poi ho finito della linea Hydra Vegetal, la vecchia linea di Yves Rocher, sia il latte detergente che lo scrub delicato per il viso. Allora, il latte detergente mi pizzicava un pochino e mi lasciava un po' lunticchioso sul viso, dovevo per forza poi lavare il viso. A volte invece io uso il latte detergente e poi mi sciacquo e basta. Quindi non credo di ricomprarlo, anche se adesso l'hanno rifatto. Non so se lo comprerò della nuova linea, però non lo so. Invece lo scrub delicato mi è piaciuto molto, lo usavo 2-3 volte alla settimana perché appunto avendo una pelle un po' reattiva non mi andava a irritare, la profumazione è ottima, è buona anche della nuova linea rifatta, però è leggermente più delicata, io questa la preferivo. Poi sempre della stessa linea avevo questo maxi campione della maschera che è veramente fantastica, non la vedo più con la nuova linea appunto, la maschera non la vedo, mi spiace molto perché mi piaceva veramente tanto, profumo buono, idratante, non mi pizzicava perché alcune maschere le metto, mi pizzicano da morire, questa invece no. Può essere che la prendo, se la trovo ancora o in negozio o su qualche album, magari come rimanenza di magazzino, la ricompro sicuramente. Ho finito poi lo struccante occhi, questo di Garnier, delicato, buono, però devo dire che devo stare lì parecchio. L'avevo preso perché era in offerta e mi piaceva la sensazione di fresco che lasciava, che avevo già appunto usato in passato, però adesso essendomi abituata ai bifasici che struccano molto più velocemente, vi devo dire la verità che preferisco i bifasici. Ho usato questa maschera di MAC che avevo trovato in una beauty box, è fantastica ragazzi, si chiama Age Active, maschera distensiva anti-età con l'acido ialuronico, buonissima, l'ho messa su, mi sono rilassata, l'ho tenuta 10 minuti, mi ha lasciato una pelle bellissima, non era poi necessario mettere la crema, l'ho anche ricomprata, ne ho prese 4 all'Iper che le ho trovate, erano in offerta anche sì, e l'ho ripresa perché mi è piaciuta tanto. Poi invece come dentifricio ho finito questo Expert White di Colgate, buono, niente da dire. Io preferisco gli AZ su tutti, però se capita che sono con un'offerta particolare, sbiancanti di queste di altre linee, li provo, l'ho provato abbastanza buono, diciamo da 1 a 10, 6 come voto, invece la Z 9/10 sempre. E l'ultima cosa che vi faccio vedere è questa spugnetta, che è una spugnetta della Calypso, quella rotonda, che io taglio e poi uso per il viso, perché le spugnette piccole che vendono proprio per il viso non mi piacciono, non so perché, sono un po', mi grattano sulla pelle. Questa invece la trovo molto più morbida e se volete anche voi la tagliate e poi la usate appunto per il viso.
Bene, questo è tutto, vi saluto un po' velocemente e ci vediamo poi col prossimo video dove farò il video appunto dei prodotti finiti casa e anche dei campioncini. Ciao!